Allora, la mano iniziale è buona, non c'è nulla di estremamente buono, diciamo di avanti peso me ne bastava uno. Giochiamolo, vediamo se ci attiva subito la bambina. No, non ci attiva nessuna bambina, a quanto pare. Bene. Bulldozer. Partiamo con mietitrice. Aspettate, sto cercando di pensare se riesco a evocare True King. Mi serve un altro livello 5 che non sia Bulldozer perché annulla i suoi effetti, inoltre non puoi evocare specialmente. Eh sì, non Bulldozer. Quindi cosa faccio? Posso evocare tre merci. Posso fare True King. Che cazzo di gioco è? Si chiama Yu-Gi-Oh! Esiste da più di 20, da 20 anni. Se non lo conosci, boh, vivi sotto le pietre, evidentemente. Ok. Proviamoci. Proviamo a giocarci un True King di turno 1. Per giocare True King sono obbligato a non giocare Bulldozer. Ecco qua. Sono 7, così sono un coglione. Ma io però non so manco contare, è incredibile sta cosa. Aspetta, per una volta per turno puoi staccare materiale a questa carta. Aspetta, 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 non è detta l'ultima parola. True King non lo evoco, però. Se evocassi questo ha senso? Sai che quasi quasi lo provo, non l'ho mai giocato, non so se ha del potenziale oppure no, quindi voglio provare. Staccare materiale a questa carta, evoca speciale in tutti i segni e bestie fantasma. Vai, vediamo. Stacco. Stacco e via. Un mostro al terreno al cimitero. No, mi fa impazzire questo. Perché se io lo evoco, devo mandare Bulldozer dalla mano al cimitero. Posso farlo però. Evoco specialmente. No, 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 sti cazzi. Lasciamolo così. Direi che possiamo lasciare così, ragazzi, sapete? Boh, è la prima volta che evoco bestia fantasma. Non so come sia, onestamente. Quindi scopriamolo. Evochi treno, ma non mi serve, Andigio. Cioè, evoco treno e poi? Perché dovrei scartare. Allora, Ash Blossom non voglio scartare. Rivela una carta nella tua mano. Se lo fai, aggiungi le seguenti carte al deck alla mano. Mischia il. No. Mi tengo Ash Blossom. Trago evoluzione o occhi diversi, non conosco. Alza rango magico, ok. Devo fare altri? No, una volta per turno. Drago pendono occhi diversi. Oh, attenzione. No, sarà una pippa, ma non ci ho mai giocato contro. Un po' l'effetto ruspa, ragazzi. Il mazzo de delle ruspe è forte, ma non particolarmente. Bella scatola ingranaggio antico in mano. Io mi sa che inizio a toglierla, non mi piace per niente. Cioè, si può fare un Exis da 8 in modo facilissimo. Però, che cazzo è questo? Ricca. Un coreano stavolta, ma gli europei esistono su questo gioco. Anima cela dure. Ok. Io ragazzi non so se giocarmelo Max C contro questo, non capisco cosa fa. Oh, tocca a me. Allora, si potrebbe quasi quasi provare a giocare questo. Non l'ho mai fatto. Pure la mia mano, ragazzi, ve l'assicuro, non è bellissima. Beh, nel senso, non ho nessuna evocazione speciale da fare, a parte questa. Ok. Dai, non rompere il cazzo su questo. Dai, amico coreano. Dai, Faker. Ok. Bon, vediamo un po' com'è sto abominio. Non l'ho mai giocato. Mai. So solo che quando me lo gioca incontro, in genere perdo. Quindi, eccolo qua. Oh, e adesso? Ecco, scatole buono solo per fare questo qua. Effettivamente dovrei forse giocare di più sui negate ed essere un senza figa come i miei avversari, anziché giocare quelli che spaccano, giocare sui negate. Così, arrivederci a tutti. Io ho paura di attaccare. Ma sti cazzi, attacchiamo. C'ho un negate in campo. Cosa? Ah, solo carte magie. Bene, buona sapersi. Il giocatore non posso tirare fe. Ok, poi se avete visto un turno, non attivare per il controllo di quel mostro fino all'end phase. Se lo fai, se diventa un mostro piante fino all'end phase. Beh, sti cazzi, in realtà. Niente, prenditelo, che ti devo dire. E niente. Io passo e quello torna a me. Mi ruba per sacrificarlo. Può essere, ma è il mio turno. Sto cercando di capire come fa. Max C lo tengo per dopo, mi sa. Non è inutile usarlo adesso. Ok, buona, va bene, va bene. Si è salvato per adesso. Per adesso. Mostro Exis non ha livelli. No, assolutamente, lo so. Però sto cercando di capire. Ma me l'ha fatto diventare pianta per un turno. L'ha fatto per, no per non subirsi 3000 di danno, penso, ragazzi. Non. E per evocare ste due, ok. C'è una Beh, qua nuova sono ovviamente notifica. costretto Signor ad Fiedic, la attivarlo. mia pro. Lo so che era un bait, però, cioè, nel senso. Qual era l'opzione? Farselo distruggere? Gian Pietro, passami il fucile. Max C, Max, Max, Max! Vai, Max! Bravo, Max. Puoi aggiungere una carta magica. Vai, vai, aggiungi, aggiungi! Aggiungi, frega un cazzo, tu aggiungi. Moda ricca. Cosa fa? Ah.
Vabbè, come ho già detto, non potevo fare nient'altro, quindi... Almeno così ho fatto buttare Ray Jackie, anche in un modo o nell'altro, voglio dire. Mattia, questa carta può offrire ritenuto mostro pianta, aggiungi un mostrick al deck alla mano, se effetto un mostro... ok, aggiungi un altro mostro pianta, aggiungi tutto quello che vuoi. So che fate i turchini è fastidioso. Ho notato, però voglio anche capire in che modo può vincere. Cioè, per adesso mi annulla e mi rompe il cazzo, però non ho ancora visto qual è il suo la sua win condition. Cioè, attacca, fa danni con effetti, strema l'avversario finché non sorrenda. No, qua fa un exis, mi sa. Eccolo. Kanzashi! E io pesco. Scegli un bersaglio, un mostro... incidente, avevo che lo specialmente non ha i suoi effetti, bla bla bla. Ragazzi, preparate la meteora. Quanto manca Nibiru, mi sa... o un altro, massimo altre due. Questa è normale. Però vale anche questa. Ok, allora ne manca un'altra. Ok. Ci siamo. Lacrima! Sparisci! Me lo nega? Ogni volta che uno o più mostri vengono offerti un tributo, si tratta di 200 attacco per ognuno. Ok, ma viene distrutta, no? Allora... Ma che cazzo! Molto utile il tuo effetto, tesoro. Ecco qua. Tieni e tieni. Have fun. È arrivato Dwayne Johnson! E adesso... The Rock! Oh, grazie. Dammi un'altra bella carta che mi serviva. Spicy! Allora, come vogliamo giocarcela, ragazzi? Se c'ha, ma questo non c'ha niente. Sto poveraccio, raga, non c'ha assolutamente niente. Sto poveraccio. Chat, come lo vogliamo distruggere? Con il cannone? Come piace a voi? Con Mac Casa di Mauri? Pure quello, not bad. Eccolo qua. Ci abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta qua per distruggerlo. Oh, cosa c'è? Posso evocare questo e mettermi in campo questo? Devo evocare... Mamma mia, ragazzi! Ah, perché c'è Nibiru rompe i coglioni questo. Ok, capisco. Non posso evocarlo perché c'è Nibiru. Però posso fare altro, in realtà. Posso intanto evocare questo. Attivo. Ci mettiamo in mano... Cosa ci mettiamo in mano? Una scavatrice, visto che il bulldozer ce l'ho già. Ma sì, dai. Potrebbe sempre servire. Ok. Attivo. Mech fortezza. Se metto qua la diventavo 11, potevo evocare il cannone grazie a Nibiru, così me lo levavo dalle palle, non ci ho pensato. Ok, 1 e 2. Iniziamo a divertirci. Adesso te e le tue principesse le mandiamo al baretto immediatamente. 1, 2 e 3. Boom! Che meraviglia. Via la sega, zacchete, ci prendiamo questo... Amico coreano. In un modo o nell'altro sei stato annichilito. Questa mano fa schifo al cazzo e probabilmente se metti Ash Blossom qua io posso già surrendare, concedere proprio. Non ce l'ha. Ok. Non c'ha Ash Blossom. No, ho sbagliato. Dovevo prendere il livello 4, avrei fatto True King. Oddio, in realtà potrei fare roba, attenzione. Devo ancora imparare che turno 1 devo cambiare combo. Qua ho preso livello 4, ho evocato Scavatune e avrei fatto True King a 9. E voilà. Via Sputafiumi. Attiviamo questo. Ci prendiamo in mano Mech Fortezza. Non so se tenere Mech Fortezza o attivare l'Exis 9, ma mi serve qualcosa l'Exis 9? Non credo mi serve qualcosa l'Exis 9. Piuttosto tengo Mech Fortezza. Ecco qua. Qua potrei fare un'evocazione, evocare o un 5 o il 2. Qua in mano c'ho un 10, no, non serve un cazzo. Tengo Mech Fortezza che almeno ha degli effetti che possono servirmi. Se viene distrutto in battaglia posso spaccargli una carta. Se viene targettata questa carta posso guardargli la mano e scartare. Il fatto che ho sbagliato. Vabbè che anche avere soltanto True King in campo non è che sia chissà quale copertura. Aiuta! Aiuta. Però non è chissà quale copertura. Soprattutto se lui parte con questa, cioè, capito? Non sarebbe cambiato minimamente un cazzo, quindi. Non conosco. Sto capendo troppe cose. Cosa ha fatto? Ok, evoca un coso al cimitero. Bene. Lui ha preso attacco. Ok, evocato questo. Ok.
La berdica rugginosa. Boh. Ora o mai più, ragazzi. Cioè, ha già fatto troppa roba per me. Vediamo se riesco... Ecco, Call by Degree! Mamma mia, ragazzi! Cioè, Houdini! Chiamatemi Houdini, per favore! Incredibile! Ma chi l'avrebbe mai detto che aveva esattamente le due carte che gli servivano per fare il turno in maniera eccelsa? Proprio... Forbidden Droplet, eppure Call by Degree va a turno 1. Perfetto, ragazzi! È la mano perfetta! Proprio come le mie. Le mie sono tutte perfette, dico bene? Proprio come la sua. Le perfette, le mie mani. Beh, intanto che lui gioca... farò il mio shake di proteine, così almeno metto avanti con il lavoro. Tanto ho già capito che ci vorrà un po'. Mescoliamo. Con calma, io non ho fretta, eh. Tanto non ho entrap, cioè le avevo, però ovviamente tu avevi la carta precisa di tutto il mazzo che si va a counterarla, quindi va bene. Ah, oh no. Bitch, a me interessa soltanto migliorare il mio di deck. Sono vivo! Sono vivo! Non se l'aspettava che si attivava dal cimitero! Sono vivo! Fieri che è vivo! Vabbè, niente, se mi distruggono questo ho perso, ma tanto cos'altro posso fare? Ah, non può essere... Va bene, non importa. Ho sbagliato, non ho letto. Ero troppo eccitato per essere vivo. Quindi non ci ho pensato. Io c'ho anche... io ho bannata la bambina. Sto pensando a come possiamo battere quello, ragazzi. Che... con True King? Forse. 1, 2, 3, 4, 5... No, non evoco un cazzo. Boh. Il kaiju ce l'ho nel mazzo. Non l'ho pescato, contrario invece di quello che ha pescato lui, cioè tutto. Dovevo rompergli quella, ma io ero distrattissimo. Adesso cosa facciamo? No, ma ho giocato male, potevo giocare anche Max spacca metallo. Cioè, proprio zero spaccato, ragazzi. Sono stato deconcentrato ai massimi sta partita. Ero troppo impegnato a bere il mio shake di proteine. Forse ho comunque un modo per farcela, sapete? Se mi gioco balista con questi due, beh, dopo più roba da mettere nel deck. Cos'è che mi fa attivare? Ah, mi fa attivare questo. Torna in campo e poi cosa facciamo? Niente. No, invece sì. Vediamo. Quella me l'aggancio. Sì che me l'aggancio. Sì che me l'aggancio. Agganciandomela posso staccarla e mettermi in mano qualcosa tipo cittadella. Sempre che io voglia cittadella, in realtà, che non so se è proprio quello che voglio. No, non voglio cittadella. Posso prendere mititrice qua. Altrimenti... no, non c'ho l'Exis da 9 che volevo mettere. L'Exis da 9 che mi fa bandire una carta sul terreno. Devo mettermi anche quella tra le tante cose. C'ho Zeus pure. Con Zeus posso. Quindi cosa faccio? Faccio questo Exis qua. Se evoco... cioè, se prendo questo, cosa accade? Me lo prendo in mano... e poi non posso fare niente, no. Non mi sembra una buona idea. L'altro treno pallottola non posso prenderlo. Posso prendere Bulldozer, così stacco, evoco Bulldozer, evoco un altro, faccio un Exis, picchio. No, però se evoco Bulldozer non posso evocare Zeus. No, devo fare così per forza. Perché se evoco Bulldozer non posso più evocare nulla dopo. Raga, se riesco ad uscire da questa situazione è un miracolo, vi giuro. Se faccio True King, ragazzi, ha senso. Non posso cancellargli l'effetto di quello. Boh, proviamo. Spero non sta facendo una cagata. Ok, no. Non è funzionato, ma va bene. Non gliel'ho cancellato. Attacco. Main phase 2. Zeus. Cazzo. Ho sbagliato carta. Niente, allora faccio così e prego, ragazzi. Non ci avevo pensato a questo, perché non pensavo che... mi sono ricordato adesso che l'ho evocato dal cimitero, non c'è niente. Prego. Lui adesso evoca questo. Oh.
Non rompere i coglioni. E adesso? Era un bluff volutissimo su Vier per fare un po' di suspense, ragazzi. Cioè, era chiaro, scusate. Allora, ho bisogno di iniziare a muoversi velocemente, che non ho tantissimo tempo. Ho fatto un errorino. Vabbè, non è grave, però... Stacco. Evoco. Cioè, prendo in mano un altro treno, mi sa. Direi proprio di sì. Ah no, perché poi non posso evocarlo. Devo fare anche veloce. Però ho chiaro cosa devo fare. Abbastanza almeno, abbastanza chiaro. No, no, eh! Anyways. Canzone della vittoria.